Ecco come ho cucinato le zucchine ripiene, sono queste. Per prima cosa ho preso delle zucchine e le ho sbollentate in acqua bollente per alcuni minuti. Il tempo è tra i 3 ai 5 minuti, varia molto a seconda delle zucchine che voi andate ad utilizzare. Una volta tolte dall'acqua bollente, le zucchine sono bollenti. Per fermare la cottura, mettetele sotto l'acqua fredda e ora potete tagliarle a metà. E andare a scavare l'interno per ricavarne dello spazio e della polpa, appunto, da utilizzare poi. Dentro la bowl dell'impastatrice verso la polpa delle zucchine e del prezzemolo. Il prezzemolo lo metto in quantità QB e con il frullatore ad immersione vado a frullare il tutto fino ad ottenere questo. Un impasto tutto tritato. Ah, ovviamente, se volete potete poi anche impastare a mano. Io ho l'impastatrice e la uso. Dopo aver aggiunto i miei 330 g di carne trita, do una prima mescolata all'impasto e vado ad aggiungere il formaggio grattugiato nella quantità di 2 cucchiai, l'uovo. E mescolo nuovamente, poi aggiungo anche il pepe e 3 fette di pane in cassetta che ho precedentemente imbevuto di acqua. Non era pane secco, comunque sono 60 grammi di pane. Il pane prima di aggiungerlo l'ho strizzato dall'acqua in eccesso. Ho aggiunto un pizzico di sale e ho acceso l'impastatrice e una volta mescolato l'impasto è ora di farcire le zucchine per farle diventare appunto ripiene. Io per farcire le zucchine mi sono aiutata con 2 cucchiai, giusto per non toccare l'impasto di carne cruda. Una volta riempite tutte le zucchine, ho messo del parmigiano sopra le mie zucchine ripiene e un filo d'olio. E poi sono andata ad infornare le mie zucchine ripiene a 180 gradi per 25 minuti ed eccole qua pronte cotte. Sul mio canale potete trovare molti altri video che trattano di zucchine e altri alimenti. Ciao, alla prossima e al prossimo video. Iscrivetevi se vi è piaciuto e volete vedere altri video. Ciao!